chiedo a tutti di cogliere questa opportunità, di proprio, insomma, in qualche modo, anche attraverso la chat, poi interagire e sfruttare al meglio, ecco, questa occasione. Non capita tutti i giorni di avere i vostri formatori, che peraltro vi hanno accompagnato già nella stesura del curriculum, nell'analisi un po' dello scenario, ecco, conoscere anche come sta evolvendo il mercato del lavoro e che tipo di profili in uscita vengano richiesti è per noi davvero importante. Peraltro, insomma, voi lo sapete, noi cerchiamo di quanto più possibile intercettare l'innovazione e curvare i nostri piani di studio proprio per rispondere al meglio a quelle che sono poi le esigenze di competenza, non di conoscenza, perché quello sarebbe veramente direi velleitario, però di competenza che vengono richieste per poi immettersi nel mondo del lavoro immediatamente o proseguire gli studi accademici e quindi farlo a distanza, insomma, di qualche anno. Per cui un ringraziamento alla dottoressa Terlizzi, diciamo così, a nome un po' di tutta per tutta l'Agenzia del Lavoro e alle aziende, permettetemi, perché per noi le aziende sono davvero un altro dei nostri punti di riferimento molto importanti. Vedo Delta in questo momento, so che c'è IBM, anche Mahle, peraltro le aziende, anticipo ai ragazzi di Quinta, già che ci sono tutti, poi ve lo diranno i vostri docenti, stiamo organizzando. Questa volta, insomma, abbiamo detto buttiamoci e organizziamo la nostra terza edizione di Opportunità Lavoro, il nostro Career Day, che l'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto sospendere, quest'anno riavviamo e abbiamo visto che tutte le aziende, insomma, sono veramente molto disponibili anche per questi colloqui, simulazioni di colloquio che faremo. Incrociamo le dita, speriamo in presenza, quindi ci stiamo organizzando e anche quello sarà una bella, credo, opportunità. Non voglio rubare altro tempo, grazie davvero a tutti. No, dimenticavo il dipartimento, c'è qui Stefano con noi, ovviamente anche loro per noi sono ovviamente a supporto dei nostri percorsi di alternanza scuola-lavoro e di orientamento. Quindi, grazie, grazie davvero a tutti per questo e ai ragazzi davvero come dire, buona opportunità di ascolto in questa occasione. Grazie ancora. Grazie mille. Ora passo la parola alla dottoressa Terlizzi, dirigente generale di Agenzia del Lavoro. Grazie, grazie mille, buona giornata a tutti. Io davvero ringrazio per l'opportunità anche io di poter essere qui e seguire un'iniziativa veramente così bella. Come forse non tutti sapete, ma insomma lo racconto anche ai ragazzi, io sono arrivata da poco, relativamente poco, e quindi ho trovato questa iniziativa in corso e di questo ringrazio veramente i colleghi e le colleghe collegate che l'hanno seguita e l'hanno resa possibile. Quindi voglio dire una cosa, sentivo prima la dottoressa Zoller che citava il tema degli strumenti. Guardate, questa è una fase probabilmente di cambiamento del mercato del lavoro di cui ancora non ci rendiamo conto, per cui il tema della strumentazione, avere strumenti, avere conoscenza vuol dire sapersi districare. Momenti come questi sono fondamentali. Noi come agenzia ne facciamo tesoro, siamo come dire contenti di condividerli con tutte le strutture del territorio. Il tema della rete, di tutti gli attori che possono dare un contributo e far crescere questo territorio è un tema a me molto caro e quindi momenti come questi in cui le imprese, le istituzioni, tutte insieme, no, ragionano e fanno dei ragionamenti di prospettiva importante. Io so che voi nel corso, diciamo, di questi incontri organizzati da agenzia avete partecipato attivamente alla costruzione, no, appunto di quello che è, come lo chiamo io, la piccola cassetta degli attrezzi che vi servirà da adesso in avanti per affacciarvi al mondo del lavoro. Oggi abbiamo un altro momento importante che è quello di ascoltare. E lo farò anch'io con molta attenzione, le imprese che raccontano un po' come è anche cambiato lo stile di reclutamento, perché guardate, anche affacciarsi al mondo del lavoro o fare reclutamento è un'attività importante, per cui bisogna saperla fare. Quindi oggi con tutti, insomma, insieme noi potremo fare un passettino in avanti. Agenzia del Lavoro con i suoi servizi, i suoi centri per l'impiego è sempre attenta e vuole lavorare in modo sempre attivo, appunto, ripeto, con tutta la rete degli attori territoriali che ringrazia nuovamente per l'attenzione, per cui io auguro a tutti una buona giornata, ringrazio ancora davvero tutti e ascolto con attenzione anch'io per imparare qualcosa, perché
Questo è un aspetto per me fondamentale, c'è sempre da imparare a tutte le età, quindi da questo punto di vista voi siete nel momento migliore, ma anche noi diciamo ci facciamo questa esperienza. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie mille. Ora do la parola e il controllo a Flavio Sighe, di Agenzia del Lavoro, che è stato appunto l'organizzatore dell'evento e che assieme a Maria Luisa Sartori saranno poi i moderatori del webinar. Quindi auguro a tutti un buon lavoro. Buongiorno a tutti, vi ricordo che questo intervento è fatto nell'ambito di alternanza. Abbiamo fatto due interventi per ogni classe e questo è l'evento finale, coinvolge tutti, coinvolge gli HR, cioè responsabili della selezione del personale di tre importanti aziende trentine. È un'ottima occasione per ascoltare come loro, nella loro realtà, concretamente applicano quel che abbiamo visto a, fra virgolette, lezione. E vi ricordo l'importanza di fare domande, utilizzate la chat, sfruttate questo momento perché oggi potete fare delle domande e soddisfare delle curiosità o dei dubbi. Un domani vi troverete il giorno prima del colloquio con queste persone e avreste voluto farle queste domande. Quindi cogliete l'occasione e fatelo oggi. Se ci sono dubbi o anche eventuali suggerimenti che volete chiedere a questi selezionatori che veramente selezionano centinaia di persone e quindi voglio dire hanno una grossa esperienza, fatele perché oggi è l'occasione. A tutti buon ascolto. Lascio la parola a Yuri De Gasperi di Delta Informatica. Buongiorno a tutti, spero che il mio audio arrivi. Luisa mi dice di... ok. Sentite, beh, innanzitutto io sono molto emozionato perché vedo che sono collegate 143 persone, quindi mi sento molto responsabile nel dire le cose appunto che ho messo diciamo su carta in questi giorni. Mi presento, io mi occupo di HR per la società Delta Informatica, lavoro per questa azienda da circa 6 anni e arrivo da una esperienza simile, tuttavia sviluppata in una realtà aziendale diversa. Difatti sono stato per circa 15 anni responsabile delle risorse umane della società Orvea S.p.A. Quindi il mio percorso è iniziato nella grande distribuzione e adesso da qualche anno si sta concentrando nell'information technology. Per quanto riguarda l'azienda Delta Informatica, ci sono poche cose da dire, nel senso che penso che più o meno tutti i miei interlocutori conoscono l'azienda. È una realtà attiva sul territorio trentino non solo da oltre 40 anni. Si occupa di produzione, vendita, assistenza hardware e software. Il nostro cliente tipo è il commercialista, è il consulente del lavoro, sono le aziende private e sono anche i grandi enti, le cooperative, comunque le grandi strutture. Noi produciamo, vendiamo e facciamo consulenza su prodotti software che seguono appunto l'area delle risorse umane e in questo senso cito un nome per tutti, il prodotto Zucchetti, e prodotti software che riguardano e sono dedicati all'amministrazione stretta. Abbiamo dei clienti appunto che sono i commercialisti, ma i nostri prodotti sono ben dedicati anche a aziende private di dimensioni più contenute che comunque possono o vogliono gestire l'amministrazione al loro interno. Ecco, Delta Informatica nel corso del 2020 ha raggiunto un fatturato di circa 10 milioni di euro, conta allo stato attuale circa un centinaio di dipendenti diretti e ha delle partecipazioni in altre realtà aziendali che comunque gravitano tutte attorno all'information technology. Arrivando al punto della giornata, nel senso che la dottoressa Scolamiro e la dottoressa Sartori mi hanno chiesto di focalizzare qual è il nostro approccio al tema della selezione delle risorse umane. Parto entrando proprio nel dunque, cercando di essere il più realistico possibile. Innanzitutto noi come azienda predisponiamo alla fine di ogni anno un budget costo lavoro che si riflette all'anno successivo. In questo budget noi valutiamo quelle che sono le risorse necessarie per affrontare dei nuovi progetti, per portare a termine i progetti in corso,
valutiamo eventuali fuoriuscite dall'organizzazione per implementare o comunque per rimpiazzare le posizioni e in sintesi cerchiamo di definire su un piano anche economico quelle che sono le risorse da investire nell'anno successivo. Definito questo spazio economico che si sviluppa e cambia a seconda anche dell'intervento che riteniamo necessario, no? Nell'implementare l'organizzazione, coinvolgiamo i responsabili di area, i capi settore, con loro definiamo quella che è la job description riferita al ruolo che andremo a selezionare, andremo a ricercare. In questa job description chiaramente troveremo gli aspetti fondamentali che poi mi aiuteranno nella ricerca, quindi l'età, il titolo di studio, il percorso formativo, le importanti conoscenze, quindi quelle che sono le competenze del potenziale candidato e poi, non per ultimo, quello che è il range di spesa. Per questo motivo ho parlato di budget all'inizio del mio discorso. Definita quella che è la diciamo job description, inizia il lavoro di selezione vero, insomma, nel concreto. Noi di solito in questa fase attingiamo dai numerosi curricula che arrivano in azienda, quindi si parla di candidature spontanee, però non di meno ci utilizziamo anche i servizi che ci vengono offerti dall'agenzia del lavoro. E per ultimo, a volte ricorriamo anche a società specializzate della selezione e ricerca del personale. La prima cosa che io valuto in questo passaggio è sicuramente il curriculum che ho sott'occhio. Quindi diventa importantissimo per chi redige il proprio curriculum centrare quelle che sono le informazioni importanti e concrete, in modo da far nascere in chi lo legge una curiosità e comunque la voglia di approfondire. Quindi consiglio a chi si trova di fronte a questa situazione di dedicare l'attenzione massima affinché il proprio CV sia schematico, sia comunque leggibile, non contenga ripetizioni e sia ricco di informazioni non solo riferite alle proprie competenze, ma a volte risultano anche importanti notizie riferite alle proprie inclinazioni personali, che so, hobby, piuttosto che partecipazioni a attività di volontariato. Comunque tutte le informazioni che riguardano la propria persona sono importanti per capire, per farsi conoscere, quindi aiutare il valutatore a capire chi ha di fronte. Quindi, effettuato questo primo lavoro di, chiamiamola con un termine non bellissimo, però scrematura delle posizioni, attiviamo il primo contatto. Anche in questo periodo di pandemia io prediligo il contatto diretto, quindi il contatto in presenza. Chiaramente il consiglio che mi sento di dare ai candidati è quello di presentarsi in orario, documentarsi per quanto possibile su quella che è la realtà aziendale che si trovano di fronte. Chiaramente tutte le aziende hanno un sito web con informazioni, diciamo, principali della propria attività. E poi il consiglio che do è quello di manifestare una sana curiosità sull'argomento che il valutatore mette sul tavolo. Perché questa del colloquio in presenza è un'occasione importantissima proprio per farsi conoscere, come ho detto prima, per dare l'opportunità al valutatore di capire se le caratteristiche che individuiamo nella risorsa sono riportabili nell'organizzazione di riferimento, nella casella che dobbiamo comunque diciamo riempire. Un'altra parola brutta, però questo è. Superato questo primo step, la palla passa, per quanto riguarda il nostro stile, al responsabile di area o capo settore. In quell'occasione vengono davvero affrontate quelle che sono le competenze. Se la mia, diciamo, il mio lavoro è quello di inquadrare la risorsa e, come ho già detto e forse mi ripeto, capire se quel tipo di persona è inquadrabile nell'organizzazione di riferimento, il secondo passaggio mira a cogliere quali sono le competenze, se ci sono, per capire se appunto la risorsa è idonea al progetto che abbiamo in mente.
Ecco, quindi questo ulteriore passaggio è fondamentale. Nel nostro stile questi passaggi sono importanti anche perché tra il responsabile di risorse umane e il responsabile poi di reparto, colui il quale dovrà gestire la risorsa, riteniamo debba esserci un allineamento sulla valutazione, nel senso che la figura non deve essere sicuramente calata dall'alto, ma deve essere una scelta condivisa, quindi l'accoglienza del nuovo elemento all'interno dell'organizzazione deve essere condivisa e appunto allineata, no? su questo principio. Dopo questo passaggio si realizza quello che è un terzo o quarto incontro per definire quelle che sono l'inserimento in azienda. Allora, per quanto riguarda Delta Informatica, l'inserimento in azienda può avvenire tramite un tirocinio oppure tramite un contratto di lavoro subordinato, tipicamente l'apprendistato piuttosto che un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il tirocinio è una possibilità molto importante. Noi utilizziamo questa strada spesso, soprattutto per le risorse neodiplomate o neolaureate, che si trovano ad affrontare per la prima volta un'occasione di lavoro. E il tirocinio può essere gestito dall'agenzia del lavoro, piuttosto che da istituti universitari, dalle scuole, ma anche da società private che si occupano di formazione. Tendenzialmente il tirocinio ha una durata variabile che può essere concordata sia con chi propone il tirocinio ma anche con l'interessato stesso. Prevede un riconoscimento di un piccolo rimborso spese, ma fondamentale è il concetto di tirocinio, vale a dire, per noi il tirocinio diventa un'occasione formativa importante che cerchiamo di offrire all'interessato, ma non nascondo che quando parliamo di tirocinio con il progetto di uno sbocco occupazionale diventa anche un terreno all'interno del quale il candidato può dimostrare quelle che sono le sue capacità, la sua passione, la sua voglia di fare e quindi può ben dimostrare quello che è il proprio potenziale ruolo all'interno dell'organizzazione di riferimento. Diremo che gran parte dei nostri tirocini si sono poi concretizzati in un rapporto di lavoro subordinato. Il salto dal tirocinio al rapporto di lavoro subordinato tipicamente, come ho già detto, è un apprendistato. Noi applichiamo il contratto dell'industria metalmeccanica, quindi parliamo di 30 mesi, un contratto di 30 mesi, all'interno del quale c'è l'obbligo formativo che conta circa 80 ore all'anno. E attenzione, calco la mano sul discorso dell'obbligo formativo perché è opportuno che si sappia che le aziende hanno dei vantaggi economici per quanto riguarda questo tipo di contratto, ma è anche opportuno ricordare che come contropartita ha un obbligo formativo importante che deve essere comunque documentato e in questo senso valgono certificazioni rilasciate da enti formativi piuttosto che banalmente una piccola agenda formativa con la notazione puntuale di quella che è la formazione, non solo diciamo formazione intesa come assistenza, comunque ascolto, ma anche formazione di job, che è molto importante. E il contratto di apprendistato, ho dimenticato di dirlo, diventa importante anche per l'aspetto diciamo procedurale, nel senso che nel momento in cui si parte con questo tipo di contratto si deve stilare anche un progetto formativo che può subire delle variazioni durante il percorso, ma che diventa una traccia importante sia per l'apprendista ma anche per l'azienda. Ecco, l'aspetto diciamo che può rilevante come differenza tra un contratto di apprendistato e un contratto a tempo indeterminato è la possibilità, peraltro mai utilizzata in informatica, di sciogliere il contratto alla fine del periodo formativo. Quindi questo aspetto diciamo differenzia il contratto apprendistato e il contratto a tempo indeterminato, il quale, come dicevo, con una semplice comunicazione di recesso alla fine del periodo formativo può essere sciolto. Questo comunque non pregiudica il conseguimento o meno della qualifica che si era posta all'inizio del rapporto di lavoro. Ecco, per quanto riguarda il contratto a tempo indeterminato non c'è granché da dire, se non che è un contratto tipicamente per noi rivolto a
persone o candidati che hanno un'esperienza specifica, consolidata e magari anche una età anagrafica piuttosto insomma rilevante, e questo di solito coincide appunto con una preparazione specifica. In questo senso la terza fase della selezione non diventa un appuntamento per offrire un'opportunità di lavoro, ma diventa un momento per trattare la posizione contrattuale. Ecco, per quanto riguarda il discorso dei colloqui, ne parlavo qualche settimana fa, o meglio qualche giorno fa, con la dottoressa Scolamiro, vedo veramente moltissimi ragazzi che si apprestano che si rivolgono insomma sul mondo del lavoro, e trovo spesso che ci sia una timidezza e un approccio a volte che limita le occasioni. Quindi il mio invito, il mio consiglio è quello di cercare sempre di tirar fuori le cose che possono essere utili per una valutazione altrui. E vi cito questo esempio che mi ha colpito. Qualche settimana fa ho colloquiato un neolaureato all'apparenza molto timido e introverso, seppure io avevo scorto all'interno di questo profilo qualcosa di interessante. Il colloquio, che generalmente per quanto mi riguarda dura 20 minuti, mezz'ora generalmente, si è concluso prima dei tempi, e così ho cercato di congedare il candidato chiedendo cosa lo avrebbe aspettato di lì a poco, visto che eravamo nel primo pomeriggio. E lui mi ha risposto che sarebbe recato a curare le sue api. Questa cosa mi ha veramente aperto il cielo, perché un ragazzo così giovane, interessato ad un hobby così particolare e delicato, mi ha fatto ben capire che c'era dell'altro oltre che quello che avevo visto. Conseguentemente questa cosa ha fatto riaprire il colloquio, io ho avuto un nuovo spunto per conoscere la persona, e questa persona che avevo di fronte si è un po' tranquillizzata e ha tirato fuori quello che può essere il meglio di sé. Quindi, ripeto, cercate sempre di partecipare a queste occasioni di incontro nel modo migliore, nel modo propositivo. Non ritenete banale esporre aspetti che per voi magari lo sono, chiaramente entro certi limiti, però diventa importante per chi vi sta di fronte conoscerli nel dettaglio, perché solo la conoscenza profonda di chi ho di fronte, e l'ho già detto all'inizio, mi permette di valutare un possibile inquadramento nella casella, nell'organizzazione di riferimento. Ecco, tendenzialmente le cose che volevo dire sono più o meno queste. Non so, Maria Luisa, se tu hai qualche... No, grazie davvero, perché hai fatto un intervento molto concreto, come tu fai sempre, quindi i nostri ragazzi sono entrati nel vivo proprio della selezione, e ti volevamo confessare anche che in realtà sono 280 i ragazzi, perché alcuni sono in presenza, per cui ora che hai finito l'intervento te lo possiamo dire. Assolutamente. Adesso invitiamo i ragazzi, se vogliono, a mettere le domande, quindi se tu puoi rimanere con noi andiamo avanti anche con gli altri interventi, e poi vediamo se vengono delle domande durante l'incontro, va bene? Sì, magari Maria Luisa, tu oppure le altre persone che vedo in video, se volete approfondire qualche argomento, io comunque ci sono, visto che mi avete riservato circa 20 minuti, sarebbero ancora 4 minuti. Certo, assolutamente. No, noi abbiamo apprezzato molto il tuo intervento sui tirocini, per esempio, perché per noi è uno strumento molto importante. Io so che anche quelli che abbiamo fatto con voi sono sempre stati tirocini molto mirati, con un buon progetto formativo, eccetera, per cui magari una domanda che avevamo pensato anche con Flavio di porre a te o anche agli altri relatori è proprio, per un ragazzo, come capire quando è importante accettare anche il tirocinio e come approcciarsi con questo strumento, perché tante volte ci sono proprio delle perplessità anche da parte dei ragazzi, no? Anche dovute certamente magari a esperienze poco piacevoli che possono aver fatto in certe situazioni, per cui magari se ci puoi spiegare perché tu lo vedi come uno strumento veramente fondamentale, diciamo, per l'inserimento, ecco questo. Guarda,
Guarda, Maria Luisa, questa cosa mi fa sorridere perché proprio ieri abbiamo ripercorso un aspetto che, o meglio, un fatto che è successo 5 anni fa con una collega. Pensa che questa collega, neolaureata in economia, io l'avevo contattata per uno spazio all'interno della nostra azienda. Abbiamo avuto un paio di incontri e al terzo incontro, diciamo conclusivo, lei si era detta non interessata all'offerta, che appunto prevedeva un percorso di tirocinio, poi un contratto di apprendistato. Io avevo intuito che la persona non potevo lasciarmela perdere e quindi ho insistito molto affinché l'ho convinta. E questa cosa ieri è uscita e mi ha detto sono veramente felice di averti ascoltato e di aver accettato questa sfida. Il suo timone all'inizio era quello di non credere nel impegno di mettere sul piatto un tirocinio per poi arrivare ad una concreta occupazione all'interno dell'organizzazione. Chiaro che questo aspetto dipende un po' dalla serietà delle aziende, insomma, non dobbiamo nascondere questo aspetto. Per quanto ci riguarda, il tirocinio, se è con finalità di inserimento, tendenzialmente poi l'inserimento c'è. Poi per dirti, tu accennavi il discorso dell'incertezza, no? di questi candidati nell'affrontare questo argomento. Io trovo anche molta diffidenza nel contratto di apprendistato. Molte persone sono diciamo restie a valutare questo contratto come una porta d'ingresso fondamentale all'interno delle aziende. Per molti motivi non nascondo la convenienza economica per certo. quanto riguarda l'azienda, ma dobbiamo anche ammettere che un contratto di apprendistato viene generalmente offerto ad una risorsa che ad un albergo non può vantare delle competenze definite, o comunque non può suscitare un interesse professionale spinto. Quindi in questo senso magari un po' di umiltà, una parola che non mi piace, però probabilmente ci sta in questo contesto, va sicuramente inserita, no? nella valutazione generale. Quindi io invito veramente tutti i ragazzi a valutare in maniera seria il tirocinio, se quantomeno può presentare un'opportunità, almeno formativa, che sia nelle proprie corde. Poi sappiamo che il tirocinio non ha una durata eterna, si parla, se non erro, correggimi se sbaglio, di alcuni mesi, no? Certo. Quindi sommato un investimento anche in termini di tempo è limitato, però credo che possa dare molto. Poi non sottovalutiamo il fatto che nel caso in cui anche l'opportunità all'interno dell'azienda in cui si è svolto il tirocinio si concretizzasse immediatamente un lavoro vero, comunque le aziende alla fine parlano. La voce certo. gira, quindi se l'esperienza ha dato dei risultati positivi, tutto questo comunque rientra un po' nel giro delle conoscenze, comunque delle persone che sono alla ricerca di profili, insomma, di quel tipo. Ecco, non so se ti ho dato una... Assolutamente, no, assolutamente perfetto, era proprio un po' questo messaggio che volevamo appunto trasmettere ai nostri ragazzi, assolutamente. Grazie di tutto, grazie. Grazie a voi, buona giornata, buon proseguimento. Grazie. Io comunque non ascolto, Senz'altro, grazie. Grazie, passiamo la parola a Omar Gualdi di BM Group. Buongiorno a tutti, ringrazio Agenzia del Lavoro e anche l'Istituto Tecnico Buonarroti per questa opportunità. Penso che sia un momento molto importante. Questo sia per conoscerci reciprocamente che poi per i ragazzi che hanno la possibilità proprio di porre domande che magari in altri contesti avrebbero più diffidenza a porre, ecco. E ho ascoltato attentamente l'intervento di Yuri di Delta e che ho trovato molto, molto interessante e cerco di fare un po' una panoramica di quella che è la nostra realtà di BM Group. E soprattutto voglio che chi sta ascoltando, ecco, in questi minuti cerchi di porre qualche questione proprio per incentrare il dialogo più sul dibattito con voi che poi sulla mera spiegazione mia. Ecco, la nostra realtà ha sede principale a Borgo Chiese, al confine fra la provincia di Trento e la provincia di Brescia,
dove trovano occupazione circa 170 persone a livello di gruppo. Ci occupiamo di automazione industriale e di robotica per clienti internazionali, quindi Italia, Europa e mondo, con un 62% circa di figure facenti riferimento all'area tecnica, quindi fra ingegneri e periti. Il mondo dei periti è un mondo che ritengo molto molto importante e forse un po' sottovalutato, ecco, in questi ultimi anni, dove dal mio punto di vista e nell'esperienza che ho nei colloqui che quotidianamente faccio, si tende a automaticamente, ecco, intraprendere un percorso universitario, il quale sicuramente può portare ad un'integrazione, a un miglioramento delle competenze, delle conoscenze, ma sono convinto che ci sono un'altra fetta importante di ragazzi che a valle del diploma potrebbero sposare bene in una realtà aziendale, come può essere la nostra, come possono essere altre, ecco. Quindi da questo punto di vista, almeno per quanto ci riguarda, abbiamo tanti periti e anche negli ultimi 2 o 3 anni, insomma, ne abbiamo inseriti una decina e fatichiamo a trovarne. Talvolta, quando anche in prima persona mi trovo a valutare 2 profili in termini di ingegneria, dalla parte meccanica, la parte di automazione, la parte di progettazione elettrica, e fra i 2 profili uno ha fatto un istituto tecnico alle spalle mentre l'altro ha fatto un percorso liceale, noto che il ragazzo che ha affrontato un istituto tecnico ha una preparazione più pratica e pragmatica rispetto ai temi che si affrontano. Pertanto, solitamente, non è una legge scritta, ma quello che mi trovo ad affrontare, chi ha affrontato un liceo prima magari ha un approccio più legato alla ricerca in generale, mentre chi ha affrontato un istituto tecnico in università ha imparato e ha migliorato le conoscenze dal punto di vista teorico, mentre all'istituto tecnico ha avuto la possibilità non solo di avere delle conoscenze dal punto di vista teorico, ma di poi andare a toccare con mano e imparare i concetti base degli ambiti tecnici di automazione, di elettronica, di informatica e di meccatronica. Sono un po' i 4 mondi che noi tocchiamo, sviluppando appunto commesse custom per quanto riguarda il mondo appunto dell'automazione, quindi progettazione elettrica in Eplan, sviluppo software PLC, HMI, Drive, con Siemens, con ABB, con Rockwell, ingegneria meccanica per l'attrezzaggio dei robot, robot ABB, robot FANUC, robot COMAU, quindi internamente abbiamo un dipartimento di computer vision, 2D e 3D, che si occupa sia della definizione dell'hardware che poi della scrittura degli algoritmi di visione artificiale. E reparto anche questo creato internamente e cresciuto internamente con persone e figure del posto, ragazzi giovani. E uno dei nostri obiettivi e una delle nostre condizioni è quello di cercare di valorizzare al meglio i giovani, e per questo e affidiamo loro talvolta anche delle responsabilità, nel senso che una figura che entra da noi, magari un neodiplomato, ha un proprio percorso di formazione e di crescita strutturato, è seguito assolutamente, ma già dai primi giorni, già dalle prime settimane, lavora operativamente sulle commesse. Ovviamente non ci aspettiamo che una figura dal primo giorno sia autonomo e svincolato da tutto quello che è il mondo formativo, però siamo molto pratici nei temi, nonostante affrontiamo tante attività che prevedono una preparazione molto alta dal punto di vista invece teorico, ma quello che poi vedo che scaturisce l'interesse sia dei ragazzi che poi di chi effettivamente ci mette le mani è quello di riuscire ad unire una competenza teorica molto ampia con una visualizzazione poi pratica di quello che si fa. Tutte le nostre soluzioni vengono premontate presso i nostri stabilimenti, collaudate assieme al cliente che viene da noi, smontate e spedite presso lo stabilimento, ed i nostri tecnici effettuano la messa in esercizio nello stabilimento del cliente finale, che può essere a Brescia, a Trento o come negli Stati Uniti. Abbiamo una sede negli Stati Uniti, appunto, dove abbiamo trasferito alcune figure italiane là,
Un ragazzo che partirà il mese prossimo è un ragazzo di 28 anni, che ha già 7 anni di esperienza in azienda e sarà la figura di riferimento tecnico per BM Group Qualitech negli Stati Uniti. E assieme a lui ci sono già un dipartimento formato di 4 risorse italiane là, in più abbiamo assunto le risorse americane che sono venute qua da noi a fare un periodo di formazione. E la realtà sicuramente ha un respiro più internazionale, nonostante la sede principale è periferica sicuramente. Questo è uno dei, secondo me, scogli più grandi che ci troviamo ad affrontare durante i percorsi di ricerca e selezione, ma che talvolta diventa un'opportunità quando si unisce la bellezza del territorio che abbiamo con quelle che sono anche le passioni dei ragazzi. Abbiamo dei ragazzi che si sono trasferiti qui da Milano, chi da Genova, chi da Udine, chi da Torino, perché hanno sposato la possibilità di affrontare dei temi tecnici in una realtà molto, molto tecnologicamente avanzata come la nostra, unendola alla passione, chi per il parapendio, chi per la mountain bike, chi per la montagna. Quindi possono lavorare in un ambiente che in città non potrebbero trovare, e ovviamente consci del fatto che la realtà è comunque periferica. Abbiamo un ufficio su Brescia con all'interno una decina di persone e abbiamo un ufficio all'interno di Polo Meccatronica a Rovereto. La produzione è comunque centralizzata al 100% qua appunto a Condino. E quello che mi sento di dire ai ragazzi, senza diciamo ripetere il quanto detto da Yuri, che un po' confermo, ecco, per quanto si riguarda, cioè la fase di strutturazione del budget, la fase di confronto con i responsabili di area e di reparto, la fase di ricerca. Anche noi diciamo proattiviamo degli annunci sia tramite agenzie del lavoro che tramite poi canali nostri, in funzione un po' della job description e della seniority. Andiamo a talvolta anche fare una ricerca attiva proprio sul candidato, tramite una serie di piattaforme o tramite anche un passaparola con i ragazzi che abbiamo noi. E per quanto riguarda il nostro processo di selezione, solitamente, anche a causa Covid, facciamo una video call conoscitiva per capire se il ragazzo può essere in linea con quello che stiamo ricercando, e solitamente la video call viene gestita dal reparto di HR. E dopodiché si organizza sempre un incontro in presenza, invece, dove viene coinvolta anche l'area tecnica, quindi il responsabile di area e di funzione, in base ai possibili percorsi che può avere la risorsa, in quanto in base al CV comunque una figura può intraprendere N percorsi all'interno della nostra realtà. Faccio un esempio anche pratico: un diplomato in elettrotecnica può intraprendere un percorso legato alla progettazione elettrica, un percorso legato alla parte di sviluppo software PLC HMI, un percorso legato invece a una parte più operativa, con l'obiettivo in futuro di essere un capocantiere, di essere un project manager. Quindi una serie di possibilità che si ha, e non è detto che da due curriculum che potenzialmente sono molto simili si vada poi a definire un possibile percorso lavorativo identico. Questo perché conta molto quello che, dal mio punto di vista, è la passione di una persona e le sue attitudini. Una persona che è più appassionata e ha più attitudini alla ricerca o a lavorare in un ambito di questo tipo, probabilmente farà molta più fatica quando dovrà andare in campo, perché noi non solo lavoriamo presso la nostra sede, ma lavoriamo presso le sedi dei nostri clienti, che essendo principalmente nel mondo siderurgico, si va comunque a trasferire dei tecnici in un ambiente che non è il classico ufficio. Quindi c'è bisogno anche di una predisposizione, ecco, a lavorare in un certo tipo di ambiente per andare ad installare una soluzione tecnologica all'avanguardia all'interno di un mondo dove, diciamo, non sono proprio la visione artificiale e i PLC il quotidiano, ma più il cannello e altri strumenti, ecco. Quindi
anche il confronto poi con gli operatori che dovranno mettere le mani a questa macchina è una parte di crescita importante per la risorsa e questo lo si può fare potenzialmente dall'altra parte del mondo. Abbiamo tecnici un po' in tutto il mondo che da qua partono e per installare le nostre soluzioni hanno la possibilità non solo di crescere dal punto di vista tecnico, ma di confrontarsi con altri modi di lavorare, con persone di altra estrazione culturale e linguistica, di confrontarsi con un team di manutenzione locale che magari ha delle esigenze diverse o dei modi operativi proprio diversi e assieme portare avanti un progetto, l'installazione appunto di una soluzione altamente tecnologica prodotta al 100% ecco, in Trentino. Quindi dall'incontro appunto tecnico si va a definire anche quello che è in funzione delle passioni e delle attitudini della figura la possibile posizione che potrebbe ricoprire. Quello che andiamo a ricercare noi fondamentalmente oltre a un aspetto prettamente tecnico e ripeto sono convinto che dei diplomati dell'istituto tecnico hanno questa formazione e andiamo a ricercare come prima cosa sembra paradossale ma l'ambizione. Noi vogliamo persone ambiziose nel senso che non cerchiamo fondamentalmente delle risorse che vogliono intraprendere un percorso lavorativo e restare per 30 anni all'interno della stessa posizione, all'interno dello stesso reparto, nel proprio nido, diciamo, senza avere l'ambizione di confrontarsi con il mondo, senza avere l'ambizione di crescere all'interno dell'azienda. Questo è uno degli aspetti principali che valutiamo e lo valutiamo trasversalmente su tutte le posizioni. Quando andiamo ad assumere un operatore che può lavorare in un'officina elettrica e ha fatto l'istituto professionale, noi vogliamo proprio essere una persona comunque ambiziosa che ambisca a farsi un'esperienza in campo, in cantiere, che domani diventi un capo cantiere. Altrimenti alla lunga il ragazzo perderà stimoli e il lavoro diventerà un peso invece che una sposare nel limite del possibile ovviamente le passioni dei vari ragazzi. Quindi questo è uno degli aspetti che ricerchiamo maggiormente, oltre alla determinazione e alla perseveranza che in una realtà come la nostra bisogna avere proprio perché lavorando in ambienti industriali come possono essere le acciaierie, le cartiere, l'industria della ceramica, l'alluminio, sono ambienti dove si lavora 24 ore su 24, 7 su 7, pertanto un fermo macchina piuttosto che crea dei danni molto molto ampi sia economici che poi a livelli produttivi ai nostri clienti. Pertanto durante un avviamento, un'installazione di una macchina ci possono essere dei momenti più legati ad una percentuale alta di stress e questo ecco, è un aspetto che cerchiamo di mettere in chiaro da subito proprio per non per impaurire il ragazzo ma per presentargli in modo più trasparente possibile quelli che sono la realtà, quella che è la realtà che poi andrà a ritrovare sicuramente. E per quanto concerne la parte di onboarding, noi già dalla quinta e dalla quarta superiore attiviamo anche degli apprendistati duali, quindi cerchiamo di intervenire già in questa fase con un inserimento in azienda preventivo per far combaciare la parte formativa con la parte poi anche pratica e di lavoro in azienda. Quindi in questi ultimi due anni abbiamo attivato tre percorsi di apprendistato duale appunto dove noto che i ragazzi arrivano al diploma e all'eventuale inserimento in azienda molto più consapevoli quantomeno di quello che è la realtà aziendale, dopodiché decideranno ovviamente se proseguire con gli studi o se intraprendere un percorso lavorativo nella nostra realtà o presso un'altra realtà, però è secondo me una formula che reputo un plus oltre all'alternanza scuola-lavoro che anch'essa è comunque un ottimo strumento, ma l'apprendistato duale penso che dia quel qualcosa in più, ovviamente richiedendo un sacrificio, uno sforzo ulteriore da parte di tutti, della scuola, del ragazzo e dell'azienda. La scuola sicuramente perché non può averlo sempre in presenza, deve cercare di,
di essere da media, di fare da mediatore e fra le esigenze del ragazzo, le esigenze della scuola, le esigenze dell'azienda, e per il ragazzo soprattutto, perché deve già prima di diplomarsi cambiare mentalità, cambiare passo e far fronte a più esigenze e essere capace di organizzare il proprio tempo e le proprie priorità. Questo ci permette sicuramente di valutare in questo tempo il ragazzo senza che abbia la pressione di un periodo di prova, di un tempo determinato. Quindi è uno strumento che almeno a noi piace molto e che cercheremo di portare avanti anche nei prossimi anni. Per i diplomati solitamente invece strutturiamo un contratto a tempo determinato di 6 mesi o di 1 anno per darsi il tempo reciproco di conoscerci e i progetti che facciamo solitamente sono a lungo termine, quindi una figura che inseriamo all'interno della nostra azienda non è per ottenerla 2 mesi, 3 mesi, ma il lavoro che facciamo a noi è fondamentalmente prettamente ingegneristico e poi si trasforma anche in un lavoro pratico, ma non abbiamo dei macchinari da far funzionare, questi macchinari creano il valore dell'azienda, ma sono le persone che stanno dietro, in questo caso i PC, che fanno la progettazione, che sviluppano il software, che ingegnerizzano i sistemi di visione, che costituiscono il know-how dell'azienda. Pertanto cerchiamo di strutturare dei percorsi a lungo termine per fidelizzare le persone appunto all'azienda e ci diamo anche un tempo reciproco per conoscerci e convertire poi il contratto a tempo indeterminato. Quindi un diplomato solitamente viene inserito a tempo determinato con l'obiettivo di convertire il contratto poi a tempo determinato. Per i ragazzi che non sono della zona, quindi della zona del Basso Trentino, mettiamo a disposizione una serie di servizi, solitamente un appartamento condiviso fra alcuni ragazzi bene o male della stessa età, ognuno con la sua propria stanza e con l'obiettivo per alcune tipologie di figure di lavorare in un secondo momento poi dalle sedi operative distaccate di Brescia o da Rovereto, se queste sono più vicine ovviamente alla residenza della risorsa. È fondamentale però la formazione iniziale a Borgo Chiese, proprio perché si può entrare meglio nell'ottica, nell'operatività dell'azienda, conoscere le persone, conoscere i processi aziendali e essere più autonomi dal momento che la risorsa poi si stacca su una sede operativa distaccata. Chi invece non ha la possibilità di lavorare in un secondo momento in una sede operativa distaccata, promuoviamo ulteriormente la possibilità di integrarsi all'interno della realtà territoriale, proprio perché siamo convinti che una risorsa possa restare a lungo in azienda se, oltre a trovarsi bene in azienda con il proprio lavoro, è integrato e inserito in un contesto anche extra lavorativo. Quindi, come dicevo prima, il tema ambizione è uno dei temi più importanti per noi, legato a una base tecnica importante. Vogliamo delle persone appunto che puntano a lavorare in un team che punta all'eccellenza, con la possibilità, come dicevo prima, non solo di viaggiare e di conoscere nuove realtà, ma di lavorare su dei progetti molto innovativi di ricerca e sviluppo. La nostra ricerca e sviluppo non è finalizzata a se stessa, ma è sempre applicata ad una commessa, a un progetto reale. Collaboriamo molto con FBK, con il Polo Meccatronica, con questi cluster di eccellenza che fortunatamente abbiamo in Trentino e che sentiamo di farne pienamente parte, con dei progetti di ricerca e sviluppo innovativi applicati però sempre ad un case study, una realtà industriale e che trovano poi riscontro velocemente, perché una soluzione di ricerca e sviluppo applicata in un mondo industriale ha facilmente poi il riscontro se essa è funzionale o meno, se diciamo il concetto ingegneristico alle spalle è buono o migliorabile. Questo è un po' diciamo una panoramica del nostro gruppo e spero ecco di essere stato chiaro e lascio a voi ecco eventuali questioni, domande o dubbi.
Grazie mille a Omar Gualdi che ha accettato subito il nostro invito con grande entusiasmo e credo che abbia risposto un po' a tutto perché ci venivano in mente delle domande anche a me e alle colleghe durante questo intervento, però è stato molto, molto chiaro. Comunque poi vediamo se sulla chat ne arrivano e magari se riesce a stare con noi alla fine dell'intervento possiamo approfondire, va bene? Grazie mille. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, lascio la parola a Gloria Cerina di Male Componenti Motori Italia. Grazie, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Sì. Benissimo. Buongiorno a tutti, Gloria Cerina, mi avete già presentato voi, mi occupo della parte di risorse umane per Male Componenti Motori in Italia, in particolare dello stabilimento di Trento. Io, se avete piacere, ho preparato una breve presentazione, ma proprio breve, con l'obiettivo di dirvi velocemente chi siamo e che cosa facciamo come azienda e come stabilimento, e poi naturalmente qual è invece il nostro iter di selezione e reclutamento e quali sono le posizioni ricercate. Quindi, se siete d'accordo, provo a condividere il mio schermo e voi mi dite se Certo. funziona. Grazie. Ok, vedete una presentazione? Perfetto. Benissimo, benissimo. Allora, Male Componenti Motori Italia fa parte di un gruppo multinazionale che è tedesco e che proprio alla fine del 2020 ha compiuto 100 anni. Per questo vedete questa slide che ha il logo del centenario di Male. La sede è a Stoccarda, le sedi, devo dire la verità, sono ormai in tutto il mondo perché da circa 15 anni Male ha incominciato a uscire dai confini tedeschi prima ed europei, poi è diventata una multinazionale globale, come si dice. Ecco, in particolare qui vi mostro su questa slide che sono le sedi nel mondo per la divisione cuscinetti, che è quella di cui Trento fa parte. Vedete in rosso la sede di Trento e poi in nero le sedi europee, extraeuropee di cuscinetti e in blu sono evidenziati invece i centri di ricerca che abbiamo nel mondo. Quindi la sede centrale a Stoccarda, che è anche un centro ricerche a Shanghai, a Rugby in Inghilterra, a Farmington Hills nel Nord America vicino a Detroit e a San Paolo in Brasile. E poi stabilimenti a Chavanot, a Donlikubin e a Kilmarnock in Europa, in Cina in Qu, McConnellsville Atlantic nel Nord America, Lerma in Brasile, São Bernardo. Lerma in Messico, scusate, São Bernardo in Brasile. Quindi una dimensione assolutamente internazionale. Dentro questa multinazionale, noi come stabilimento di Trento siamo collocati praticamente in città, perché una volta era la periferia, ma adesso siamo al fondo del cavalcavia di Via Vaccani a Roccafort, prima dei Vigili del Fuoco di Gardolo, per intenderci, vicino al ristorante Merendero. Qui vedete un po' su questa slide la dimensione dello stabilimento, circa 250 le risorse impegnate. Lo stabilimento è di proprietà, che è una politica di gruppo. E qui molto brevemente la storia dello stabilimento. Siamo nati nel 1961, quindi sono 60 anni dalla fondazione, anche per noi quest'anno. Nel 1963 è iniziata la produzione, poi ci sono state alcune acquisizioni sempre di aziende multinazionali americane e inglesi che si sono alternate. Fino agli anni recenti, fino al 98, siamo stati parte della Dana. La Dana di Arco, Dana Corporation, e poi siamo stati acquisiti da Male, vedete, dal 2007. Abbiamo evidenziato gli step tecnologici dopo l'acquisizione di Male in particolare, quindi dal 2012 una nuova tecnologia è stata implementata, sono delle macchine che costruiamo nel gruppo, BFP sta per Bearing Finish on the Press, e quindi si raggruppano in un unico macchinario più operazioni. Nel 2015 un nuovo impianto di placcatura galvanica completamente automatizzato all'avanguardia e poi dei trasferimenti produttivi di boccole dall'Inghilterra e invece con l'acquisizione di Volvo di un nuovo progetto
E per noi ha significato il primo cuscinetto senza piombo per camion, perché mentre per le macchine sono già molto diffusi, sui camion non lo sono. E abbiamo cominciato nel 2018 con un cliente internazionale importante come Volvo. Questa velocemente è la struttura organizzativa dello stabilimento. Abbiamo un direttore di stabilimento, plant manager. In staff ci sono la funzione di presidio di ambiente e sicurezza e il miglioramento continuo, Male Production System, chiamato anche internamente. E poi abbiamo le classiche direzioni di produzione, di tecnologie di processo, di qualità, di controllo dei costi e IT, informatica, il customer service e gli acquisti, le risorse umane e la logistica. In particolare per quello che concerne i ragazzi che come voi si diplomano come periti industriali, meccatronici, elettronici, elettrici o informatici, le aree di maggiore interesse saranno per noi quelle della produzione, delle tecnologie di processo, della qualità. In particolare la produzione, ho voluto evidenziare le mini fabbriche che abbiamo, che sono le nostre linee di prodotto, perché siamo uno stabilimento produttivo e principalmente sia le nostre risorse che anche gli inserimenti che facciamo sono in area produttiva. Semicuscinetti LED sta per Light Duty e indica i cuscinetti che vanno nelle macchine per passeggeri o nelle moto, motociclette, sia racing che moto da strada. I semicuscinetti invece Heavy Duty sono quelli per i camion. Le boccole sono l'altro prodotto che facciamo. Nella prossima slide vediamo di che cosa si tratta esattamente. Light Duty e Heavy Duty, entrambi nella stessa mini fabbrica, e la galvanica è l'area dove vengono placcati una parte dei cuscinetti per avere un riporto interno galvanico che migliora le caratteristiche di resistenza nel motore. Ecco, velocemente vi faccio vedere come siamo composti in termini di risorse, di popolazione aziendale: il 22% di personale femminile e il 78% maschile. Essendo una fabbrica di produzione, abbiamo una maggioranza di personale maschile, ma personale femminile non solo negli uffici, ma anche in produzione, perché il controllo qualità, in particolare il controllo visivo, è fatto da personale femminile. Vedete tutte le nazionalità rappresentate in questo momento nel nostro stabilimento, perché abbiamo da sempre, ma ancora di più negli ultimi anni, assunto sia persone italiane che persone che vivono già in Italia ma provengono da paesi stranieri. Vedete sulla destra la distribuzione di età, che ha un'età media di 48 anni e che vi indica come effettivamente è uno stabilimento dove tendenzialmente, almeno che è qui da tanti anni, ha delle carriere un pochino monoaziendali. Questo è sempre meno vero, ma si vedrà nei decenni, non si vede da un anno all'altro. Per quanto riguarda i titoli di studio, abbiamo un 3% di molto residuale di scuola primaria, un 9%, pardon, un 37% di scuola secondaria. Considerate che chi da 20, 30 o 40 anni mediamente aveva fatto la terza media o addirittura l'avviamento professionale, perché 30 o 40 anni fa i livelli di scolarizzazione erano naturalmente diversi da quelli di oggi. Abbiamo poi un 9% di diplomati tecnici, un 42% di scuola professionale, il terzo e il quarto anno dell'ENAIP o del CFP, e un 9% di laureati, lauree sia triennali che specialistiche. Ecco, vediamo adesso il range di prodotti e poi passiamo al tema della selezione, che è quello che vi interessa di più. Qui vedete rappresentato quello che facciamo, quindi i cuscinetti, quelli LED per le macchine, le moto più piccolini come diametro, e quelli heavy duty per i camion più grandi, e le boccole che somigliano vagamente a due cuscinetti, anche se sono poi sagomate diversamente. Come vedete, qui ci sono alcuni dati tecnici sui materiali e sulla tecnologia con cui, dalla materia prima, che è un nastro in lega, arriviamo al semilavorato e quindi al nostro prodotto finito, che è fatto da un insieme di lavorazioni meccaniche, di meccanica fine e o di placcatura se il cuscinetto passa in galvanica. Sulla sinistra vedete anche dove vanno posizionati nel motore questi componenti. Possono essere cuscinetti di banco o di biella,
ossia vanno sull'albero motore e hanno una funzione, pur essendo in maniera così riduttiva, piccoli pezzi di ferro, hanno una funzione molto cruciale perché è uno di quei componenti che se è difettoso o si danneggia durante il funzionamento del motore, provoca il grippaggio del motore stesso. Ecco, veniamo adesso alla parte che ci interessa di più, il nostro processo di selezione e di reclutamento. Allora, noi lavoriamo in una maniera che direi è tradizionale in questa fase qui e quindi analizziamo la lettera di presentazione e il curriculum vitae che riceviamo in cartaceo per posta via mail attraverso il deposito in portineria come usava una volta, a seconda dei casi, ma anche attraverso il nostro sito dove si può applicare e in pochi mesi sarà disponibile un nuovo tool dove l'applicazione di curriculum e di lettera di presentazione non è più solo un allegato, ma viene integrata completamente nella nostra piattaforma SAP e quindi è a disposizione per la selezione sia di tutti gli interlocutori, sia di area risorse umane che i line manager, quindi responsabili di area, sia poi nel momento in cui si procede all'assunzione è già inserita tutta la cartella e la pratica del dipendente. Tornando al nostro processo, analizziamo la lettera di presentazione e il curriculum vitae, quindi c'è un primo screening, vedete un imbuto sulla destra che va a rappresentare che se leggo 10 lettere di presentazione e 10 curriculum, ne scelgo 2, 3, 4, dipende dai casi, per un primo colloquio che è informativo e motivazionale ed è un colloquio che si svolge con le risorse umane. In questo periodo molto spesso è in videoconferenza, ma la nostra pratica normale, insomma, in tempi normali, senza il problema della gestione della pandemia e dei contagi, sarebbe un colloquio già in presenza. Dopo questo primo colloquio segue un ulteriore filtro e i candidati e le candidate che vengono ritenuti idonei, che superano questo primo step e che hanno secondo noi, secondo questa prima valutazione, le caratteristiche di motivazione da un lato, ma di curiosità intellettuale, dinamicità, voglia di imparare, che sono quelle che andiamo a ricercare, specialmente nei giovani, abbiamo un secondo filtro e selezioniamo chi presentare un colloquio tecnico e questo secondo step di selezione, che comprende di solito anche una visita al plant, allo stabilimento, è fatto in realtà di due step. Perché un momento di selezione è il colloquio tecnico, ma la visita al plant è uno step di selezione che continua perché il tipo di interesse, di domande che si fanno durante la visita al plant è anche una dimostrazione di maggiore o minore interesse, di motivazione o di conoscenze tecniche di un certo tipo. E quindi è un'occasione per manifestarle. In alcuni casi, ma non sempre perché dipende dalle tempistiche delle varie selezioni e dal numero di risorse ricercate, organizziamo anche dei colloqui di gruppo dove chiediamo ai candidati di interagire tra loro in del role play, dando una consegna specifica, li osserviamo e in questo modo raccogliamo altre informazioni importanti su quelle che sono le cosiddette soft skill, quindi la capacità relazionale, la capacità di interagire, piuttosto che potrebbero emergere anche se è una fase molto precoce, quella della prima esperienza lavorativa, anche delle caratteristiche, perché no, di leadership, per esempio. Ecco, quando abbiamo completato questo processo di selezione e reclutamento, abbiamo tutti gli elementi per fare la nostra scelta e per proporre l'inserimento al nostro candidato, alla nostra candidata. A seconda delle posizioni e delle occasioni, il primo inserimento può avvenire con un contratto di agenzia oppure con un contratto di assunzione diretta, se è la prima esperienza in genere. 6 o 12 mesi a tempo determinato perché ci sembra il tempo giusto e opportuno per conoscerci reciprocamente e perché il ragazzo o la ragazza capisca se l'ambiente manifatturiero e produttivo è l'ambiente dove può esprimersi al meglio e dare il proprio contributo, perché la motivazione deve esserci da entrambe le parti se vogliamo mettere in piedi un percorso che diventi un percorso di crescita e di carriera professionale di
reciproca soddisfazione. E questo è quello a cui noi ambiamo quando inseriamo i giovani in particolare. Quali sono le posizioni che noi ricerchiamo e che potrebbero essere coerenti con la vostra preparazione e il vostro titolo di studi? Le vediamo insieme nella prossima slide. Ecco, noi cerchiamo operatori specializzati che vogliono imparare a gestire una o più delle macchine che abbiamo noi in stabilimento. La tipologia di macchina che abbiamo in stabilimento si riconduce in particolare a due famiglie. Abbiamo macchine tradizionali di lavorazione di meccanica fine e abbiamo macchine nuove, una è quella di diverse tipologie, una è quella che vi ho citato prima come con l'acronimo di BFP, Bearing Finish on the Press, che è una pressa a cui sono state aggiunte in linea alcune operazioni di tipo meccanico che vengono in un'unica soluzione fatte da questo macchinario. Questa macchina va chiaramente programmata per operare correttamente e poi va monitorata mentre opera. Su macchine di questo tipo, in genere, ci sono le produzioni di serie con lotti più grandi perché la programmazione e il setup di questa macchina sono più impegnativi, richiedono più tempo e quindi avrebbe poco senso farli per un lotto molto piccolo. Il lotto piccolo continua a essere lavorato sulla macchina tradizionale, dove operazioni di tornitura, fresatura, lesatura, scalanatura e quant'altro vengono applicate al cuscinetto o alla boccola. Il tipo di operazione che si applica al cuscinetto o alla boccola è un'operazione che noi rileviamo a disegno, non è un'operazione che l'operatore faccia a sua discrezione. Questo perché il nostro prodotto viene progettato dal cliente, ci viene sottoposto per un nuovo prodotto un disegno meccanico e noi in base a quel disegno abbiamo la richiesta di dire al cliente se siamo in grado di fare quel prodotto specifico e a quale costo, naturalmente. Questo perché un cuscinetto con una tolleranza o una quota, anche una sola, differente da un altro cuscinetto, va in un altro motore, è un prodotto completamente diverso. Quindi, progettazione, disegno meccanico, progettazione, invece da parte nostra di quelle che sono le parti di macchina e gli attrezzaggi che servono a fare quel cuscinetto particolare e non un altro. Quindi le figure di manutentore elettromeccanico e di attrezzista sono figure che hanno un ruolo particolare nella costruzione di parti di macchina e di attrezzaggi. Abbiamo anche un ufficio tecnico che li progetta, naturalmente, le parti di macchina e gli attrezzaggi. È un ufficio tecnico che si trova in parte in stabilimento, in parte nel centro ricerche Rugby o comunque collabora strettamente con il centro ricerche Rugby. E non è escluso che possa diventare anche un'evoluzione professionale per qualcuno che ha cominciato come operatore o come attrezzista, che però deve saper parlare molto bene l'inglese. Naturalmente il manutentore e l'attrezzista si occupano sia della progettazione di attrezzaggi e di parti di macchina nuove, sia della manutenzione dell'esistente. Un altro ruolo interessante è quello dell'ispettore di qualità, è quasi sempre un ruolo dove almeno 6 mesi, un anno come operatore specializzato sono molto utili perché la conoscenza delle macchine e dei reparti produttivi è fondamentale da noi per tutti i ruoli. Dopodiché l'ispettore di qualità è quella figura che, avendo tutta la fabbrica come area di competenza nel suo turno lavorativo, si occupa di andare presso le varie macchine a effettuare con una strumentazione particolare dei controlli a campione per garantire che la produzione su quella macchina stia avvenendo nel rispetto degli standard di qualità. Essendo noi un'azienda che lavora esclusivamente per l'automotive, abbiamo uno standard di qualità molto molto specifico e abbiamo una certificazione che è la IATF, esclusiva dell'automotive, è necessaria per poter lavorare in questo settore in Italia e all'estero, perché senza la certificazione IATF non potremmo vendere i nostri prodotti.
Ecco, perché progettiamo noi parti di macchina? Perché gli attrezzaggi magari è più immediato. Parti di macchina vengono progettate internamente proprio perché le nostre macchine sono tutte altamente customizzate. Per la nostra produzione è proprio necessario, su una macchina che si acquista, al negozio dove vendono le macchine così per metterla sul ridere, non sarebbe praticamente pronta per produrre da noi se non venisse customizzata. Questa customizzazione spesso continua negli anni, perché abbiamo poi anche degli ingegneri di processo in azienda che si occupano insieme ad attrezzisti, manutentori e operatori del cosiddetto process improvement, process technology improvement, e quindi si occupano di ottimizzare macchina per macchina il processo produttivo dal punto di vista quali quantitativo, quindi in termini di migliore efficienza o miglioramento qualitativo, oppure in risoluzione di un problema che si è presentato. E quindi è un lavoro di team quello che porta a operare nel process improvement. Gli sbocchi professionali per chi da noi con un diploma di scuola superiore comincia a lavorare in una delle posizioni ricercate, che sia operatore o che sia manutentore, attrezzista o ispettore di qualità, sono quelle che ho voluto esemplificarvi qui. Il primo livello è il coordinatore di area produttiva, che è un ruolo non ancora gerarchico, quindi non è il capo di altre persone, ma coordina un gruppo di macchine, quindi è un team leader che ha la responsabilità del coordinamento tecnico di un gruppo di macchine dove lavorano altre persone. Successivamente, la crescita può essere verso quella di capoturno di produzione. Il capoturno di produzione invece è proprio il caporeparto, capo, gerarchico di un turno di produzione in una delle mini fabbriche che abbiamo citato prima, cuscinetti, boccole piuttosto che galvanica. Un ulteriore ruolo è quello di capoturno qualità, che è allo stesso livello del capoturno produzione, è il capo gerarchico degli ispettori di linea, risponde al direttore qualità e si occupa di coordinare il lavoro degli ispettori di linea e coordinare il lavoro del final audit, dove abbiamo i controlli qualitativi finali, prima dell'invio del prodotto al magazzino e quindi al cliente, e in particolare il capoturno qualità è responsabile di benestariare i lotti di produzione, di dare la validazione e quindi dire ok, questi rispondono a tutte le esigenze qualitative e possono essere inviati al cliente. Un ulteriore sviluppo professionale è quello del coordinatore di mini fabbrica. Il coordinatore di mini fabbrica è il capo gerarchico di alcuni capiturno di produzione, mini fabbrica per mini fabbrica, e risponde al direttore di produzione. Abbiamo un coordinatore per la mini fabbrica boccole, un coordinatore per la mini fabbrica cuscinetti, un coordinatore per la mini fabbrica galvanica. Quindi, come vedete, c'è un imbuto anche qui, nel senso che essendo una fabbrica produttiva, abbiamo un coordinatore di mini fabbrica, anzi, abbiamo tre coordinatori di mini fabbrica nella fabbrica, abbiamo sette capiturno di produzione e abbiamo due capiturno di qualità. Abbiamo una decina di coordinatori di area produttiva e abbiamo un centinaio di operatori specializzati. Poi abbiamo operatori generici che non ho considerato qui, naturalmente, perché voi avete una preparazione specifica. Ecco, con questa breve presentazione io sono arrivata alla fine, quindi in questo senso vi ringrazio di avermi ascoltata. Adesso smettiamo di condividere lo schermo così mi vedete di nuovo. Eccomi qui. Eccoci. Se ci fosse qualche ulteriore commento da parte vostra o qualche domanda, ben volentieri. Grazie mille Gloria per essere entrata anche nel merito proprio delle posizioni che state cercando, così i ragazzi hanno un quadro proprio molto preciso. E lascio la parola a Simona che aveva una domanda per le nostre aziende, perché ho visto che non sono arrivate domande per i ragazzi, ma abbiamo una domanda di Simona. Ecco, niente. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione chiaramente alle aziende. Chiedevo una cosa, e quindi gavetta, il rapporto che c'è tra gavetta ed ambizione. L'una non esclude l'altra, anzi l'una
è vero che può garantire forse, no? Che le proprie ambizioni possono essere poi esaudite. Lo rivolgo un po' a tutti, ecco, tante volte vedo i ragazzi che rifiutano magari una figura operaia senza pensare che poi c'è un iter di crescita, un processo di crescita all'interno, con magari il passaggio anche a vari uffici, a vari settori e poi vari uffici, e quindi magari se uno ha un sogno, insomma, ecco, iniziando anche da qualcosa che non è magari bellissimo, alle volte si può, insomma, riuscire però a realizzare il proprio sogno perché si amplificano le proprie competenze, le conoscenze. Ecco, lo chiedo un po' ai tre interlocutori. Yuri? Scusate, magari aggiungo una seconda domanda veloce, così poi facciamo un ultimo giro di tavolo per poi chiudere. Chiedo, allora, lingua inglese, chiaramente fondamentale per posizioni di lavoro all'estero, assistenza sul cliente direttamente sul stabilimento estero, però in generale, anche per le altre figure, utilizzate questo parametro nella selezione? È fondamentale o solo preferito? Grazie. Cominciamo magari in ordine di interventi, non so, chiederei a Omar per cominciare e poi a Gloria. Eccomi qua. Allora, rispondo alla prima domanda. Dal mio punto di vista è indissolubile questo legame, nel senso che, come dicevo prima, per la nostra realtà l'ambizione è fondamentale, ma essere ambiziosi vuol dire anche avere la coscienza, la conoscenza di dover passare attraverso un percorso di gavetta, che magari così definita a qualcuno spaventa, diciamo, forse chiamarla percorso di crescita suona meglio, ma io sono d'accordo con lei, nel senso che forse i ragazzi a volte si aspettano un percorso super dettagliato di quello che faranno settimana per riuscire ad arrivare ad un obiettivo. È giusto che ci sia un dettaglio di un percorso di crescita, ma è giusto anche che il ragazzo abbia dalla sua, ecco, in primis quel fuoco dentro, quell'ambizione di voler arrivare, senza che da sopra vi si specifichi settimana per settimana, anche perché se l'ambizione è intrinseca nella persona, può essere che ci siano delle deviazioni nel proprio percorso. Non è detto che a parità, come dicevo prima, di due figure che hanno caratteristiche tecniche simili, l'obiettivo finale, il non, finale è la parola sbagliata, però un obiettivo intermedio, ecco, sia il medesimo sia lo stesso. Noi all'interno abbiamo tanti casi di figure provenienti dai reparti tecnici che lavorano invece in ambiti manageriali, delle risorse umane, di altri mondi, ecco, per cui la loro conoscenza dell'azienda unita alle loro passioni hanno determinato un percorso di crescita che non è per forza terminato in responsabile di reparto tecnico. E per quanto riguarda la lingua inglese, diciamo, il nostro caso, lavorando per l'80% con l'estero, è un po', penso, non usuale, però per noi è fondamentale, assolutamente, proprio perché anche dal punto di vista tecnico, data sheet, manuali, sono tutti in inglese, per certa determinata componentistica, piuttosto che per tecnologie che, essendo nuove, non hanno la possibilità di essere già documentate in modo ampio in italiano, pertanto non solo nell'interfaccia e nei rapporti con i clienti, ma proprio anche per una conoscenza stessa delle tecnologie per un miglioramento in tal senso. Grazie. Sì, vi do anche il mio contributo volentieri. Ah no, prego, prego. No, no, prego, prego. Pensavamo che non fosse più collegato, ma io non ho fretta. Prego. No, ho fatto un pasticcio perché io, nonostante lavori per la società di informatica, sono praticamente un disastro con questi strumenti. Quindi dovete perdonarmi. No, io mi sono perso un pezzo della seconda domanda, però credo di aver capito il succo del discorso. Allora, io credo che parlare di gavetta nella nostra realtà non sia un discorso che c'entra, nel senso che io preferisco sostituire la parola gavetta con la parola formazione.
Quindi io credo che nel momento in cui una persona entra nella nostra organizzazione deve mettere in preventivo un grosso senso di appartenenza e un grande sforzo nell'imparare cose nuove. Quindi in questo senso formazione. Poi, sapete, io ho notato purtroppo, e questa cosa l'ho detta anche nel mio intervento, che spesso, specialmente nei profili neolaureati, c'è una tendenza a valutare in maniera non positiva esperienze di tirocinio piuttosto che di apprendistato. Quel tipo, spesso trovo dei giovani, appunto, soprattutto neolaureati, che si sentono pronti ad affrontare anche ruoli decisivi in ambito aziendale senza problemi. E non considerando il fatto che comunque un percorso formativo importante è indispensabile. Questa cosa io la rilevo e cerco appunto sempre di riportare la persona con di fronte alla realtà dei fatti. Poi, per quanto riguarda la lingua straniera, proprio l'ultimo tirocinio che abbiamo attivato con l'aiuto di Simona e Luisa ha interessato una persona che si è laureata a Bolzano con la lingua tedesca, e questo aspetto ha giocato in maniera molto positiva nella selezione, perché appunto nel nostro obiettivo c'è anche quello di rispondere a dei clienti dell'Alto Adige. Quindi sì, la lingua straniera, tedesco piuttosto che inglese, sono rilevanti. Chiaramente l'inglese nel nostro contesto ha una valenza maggiore nell'ambito della programmazione più che nell'assistenza software. Però sì, diciamo che non è un aspetto decisivo, però comunque nella valutazione generale, nel momento dell'inserimento, è comunque un aspetto valutato. Chiudo. Grazie. Eccomi. Sì, sull'inglese condivido assolutamente. Nel nostro caso è l'inglese, il tedesco aiuta, è nice to have, ma per fortuna è l'inglese quello che chiediamo, perché è più facile da imparare e da mantenere. Non è richiesto in maniera vincolante per le posizioni operative in produzione, anche se può fare comodo, perché spesso e volentieri abbiamo in produzione colleghi di altri stabilimenti piuttosto che auditor interni ed esterni che parlano inglese. Sicuramente per chi vuole crescere professionalmente e far carriera diventa necessario. Quindi noi non inseriamo mai profili di laureati, sia triennali che quinquennali, se non hanno la lingua inglese a un livello che sia almeno autonomo. Non cerchiamo il C1 e il C2 per tutti, però le persone devono essere in grado di parlare e di capire e di farsi capire. Dal punto di vista della crescita, condivido con quanto hanno detto entrambi i colleghi: la crescita professionale la costruiamo insieme alla persona, non è qualcosa di predefinito che le vogliamo attaccare addosso, e dipende almeno 50-50 da quello che facciamo noi e da quello che fa la persona. Il titolo di studio, sia esso diploma o laurea, è la partenza, ma poi l'esperienza è quella che attraverso cui si costruisce il mestiere e la carriera professionale, e a volte, non spessissimo, ma con una numerica anche abbastanza rilevante, va in direzioni differenti da quelle che strettamente avrebbe previsto il titolo di studio, ecco. Grazie, ecco, grazie. Una domanda, una risposta proprio puntuale a una domanda che ho visto in chat, poi ne è arrivata qualcun'altra, ma non ho fatto in tempo a leggerla perché stavo parlando. Rispetto al termine perito, rispondo a Lucas, lo utilizziamo perché è un gergo che ci è rimasto, a quelli della nostra generazione ci è rimasto nella terminologia, anche se effettivamente non è più corretto. Potremmo dire diploma tecnico anziché maturità tecnica, e sarebbe più corretto. E io ringrazio tutti i relatori. Abbiamo un'ultimissima domanda arrivata in chat, però Margualdi, la domanda è questa: qual è la durata del periodo di apprendistato dopo la quale un lavoratore possa operare autonomamente? Allora, dipende tanto dalla persona, nel senso che sono figure che in 6 mesi possono essere autonome e lavorare da Brescia o da Rovereto, figure che necessitano di 12 mesi, qualcuno
18 mesi e anche da tanto dai progetti sui quali si lavora. Se si lavora magari su progetti più piccoli, magari da soli o su progetti più grossi in team, quindi dai 6 ai 18 mesi, ecco, direi. In ogni caso oltre a un periodo di formazione, è anche un investimento per la persona. Quindi io, ragazzo, investo 6, 12, 18 mesi, magari lontano da casa, sono cosciente del fatto che questo possa essere talvolta un limite, però è un investimento per riuscire a, attraverso le persone che sono qui, fare una crescita, personale e professionale che, sono convinto che altrimenti non sarebbe fattibile in così poco tempo. La ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti, i tre HR che sono stati presenti, ringrazio la scuola per aver collaborato assieme, direi con un buon metodo e aver organizzato questa opportunità per gli studenti, ringrazio docenti e studenti partecipanti, a tutti una buona giornata. Grazie a voi, in bocca al lupo ai ragazzi soprattutto. Sì, grazie davvero a tutti, anche perché avete sottolineato proprio aspetti, credo, molto importanti, anche di carattere trasversale, e oltre che ovviamente poi per le varie specificità. Ricordo che abbiamo in collegamento anche altri indirizzi, chimici, biotecnologie, quindi ai ragazzi tutti dico, cogliete esattamente gli aspetti che in un colloquio poi vengono valorizzati. Quindi tutti e tre, diciamo così, i nostri ospiti esterni, i nostri HR, quindi sono proprio coloro che fanno i colloqui e selezionano, hanno tutti con modalità diverse sottolineato che diventa elemento particolarmente apprezzato il fatto di avere un progetto di sé, di avere voglia di crescere, di mettersi in gioco anche con aspetti che riterremmo magari non del tutto puntualmente pertinenti rispetto anche all'opzione che ci viene offerta. Per cui ragazzi, davvero un grazie a tutti coloro che sono intervenuti, all'Agenzia del Lavoro che ci ha offerto questa opportunità e ai ragazzi davvero come dire, l'augurio di mettersi in gioco in maniera, ecco, importante perché solo nell'essere anche capaci di in qualche modo, no, accettare delle sfide o comunque costruirsi dei progetti, poi si trovano le collocazioni per un lavoro che è quello che dà soddisfazione. E noi che lavoriamo da tanto tempo sappiamo che dobbiamo trovare ciò che ci piace. Per cui grazie ancora, in bocca al lupo a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci, buon pomeriggio. Grazie altrettanto, Arrivederci, arrivederci. arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie.